Mister, ancora in trasferta col San Buceto, che è una squadra che teoricamente ha fatto bene nelle prime due giornate, e soprattutto è una squadra che per certi versi conoscete perché ricalca un po' l'organico dell'anno passato della Turris Val Pescara. Sì, sì, è una partita difficile. Come tu affermi, è una squadra che è in buon momento, viene da due ottime prestazioni, anche se non è riuscita a vincere, però è una squadra organizzata, è una squadra che gli piace giocare a calcio, formata da ottimi elementi, giovani ma ottimi giocatori. Sicuramente è una partita da prendere con le molle, perché è una partita da fare con l'atteggiamento giusto, perché è una squadra che, se li vai a prendere molli mentalmente, è una squadra che sa giocare a calcio, quindi ti può mettere in mezzo, e noi dobbiamo essere bravi e cattivi nella riconquista e nel giocare palla veloce, di sfruttare la nostra forza tecnica, che ne abbiamo tanta, però come dico sempre, la dobbiamo sempre sommare sempre l'atteggiamento importante. Cangemi, non so per quanto tempo ancora, non doveva rientrare questa settimana, però ha avuto dei problemi, ha avuto ancora dolore, quindi non lo vogliamo rischiare, è normale, è un infortunio da valutare. Per il resto i ragazzi stanno tutti quanti bene, le condizioni sono sempre in crescendo, perché alla fine in questo periodo la condizione fisica non è ottimale, però sta migliorando. La squadra organizzata, io l'allenatore lo conosco, una squadra organizzata formata da giovani forti. La Giovani Forte è una squadra molto dinamica, che sa giocare a calcio, però aggredisce molto in avanti, è una squadra, diciamo, organizzata, e dobbiamo stare attenti, perché, ma come tutte le partite del resto in questo campionato, sono partite difficili, nessuno ha risultato scontato, e noi la dobbiamo approcciare nel migliore dei modi, perché queste sono gare, soprattutto quando giochi con squadre giovani, devi essere bravo a non fargli prendere fiducia, e noi dipende da come partiamo, e i ragazzi queste settimane sono allenati alla grande, un atteggiamento importante, quindi sono sicuro che domani farà una grande partita.